Pescara si è trasformata in un'onda di protesta, dove centinaia di bagnanti dello stabilimento balneare Il Moro hanno dato vita ad un flash mob unico e coinvolgente. In centinaia sono entrati in acqua per formare una gigantesca scritta umana No Aste. Obiettivo principale dell'evento è quello di protestare contro le leggi della direttiva Bolkestein. No alle aste perché non lo trovo corretto dopo tanti anni togliere concessioni a chi comunque ha dato la vita e ha dedicato una vita per costruire tutto questo. Sono 4-5 anni che vengo qua, ma penso che un'altra gestione non so se la riuscirei a accettare. No alle aste perché credo sia impensabile che si possa estirpare una famiglia come questa che da decenni porta avanti uno stabilimento e tratta tutti come davvero una famiglia. Dobbiamo trovare un'altra soluzione, quindi il governo deve pensare a qualche altra cosa. Che noi siamo abituati a gente del luogo, non vogliamo persone straniere o persone che ci possono trattare in maniera diversa da come siamo trattati oggi. Oggi siamo trattati benissimo, i prezzi sono calmierati. Il clima è familiare ed è quello che ci fa stare nella nostra comfort zone. Sappiamo cosa possiamo aspettarci, sappiamo cosa trovare e questo ci rassicura ed è fondamentale. No alle aste perché sono sicuro che a seguito delle aste noi clienti pagheremo di più per avere dei servizi peggiori. Qui ci troviamo veramente in una famiglia, cioè noi soprattutto i ragazzi ci riuniamo tutti qui perché è veramente il filtro per eccellenza del mondo dello sport. La gente che viene al mare da noi è legata alla congestione demaniale e si lega anche alle persone che lo gestiscono, perché poi non voi siamo cresciuti insieme, i nostri genitori sono cresciuti con i loro genitori, noi siamo cresciuti con i figli che sono stati i nostri clienti. Questo attaccamento a questa congestione demaniale è dovuto non da noi ma dalla gente che lo vive e sarebbe un grande peccato quando questo tratto familiare, questo contatto umano venisse a mancare. Viene a mancare se la politica fa la sorgnona. No!